il nostro ospite, il professor Simone Marchesi dell'Università di Princeton, e che è traduttore e curatore di questo nuovo commento, che in effetti è un commento scolastico, però è una traduzione scolastica di un commento più ampio che era stato curato dal professor Robert Hollander, no? Che è stato il tuo predecessore e il tuo maestro a Princeton. Il professor Marchesi insegna a Princeton letteratura comparata, no? Con una particolare attenzione, credo, alla letteratura medievale, Dante, Boccaccio. Petrarca quando deve, ma ti do ragione, perché insomma non amo Petrarca anch'io quando devo, per forza. E io la farei corta e lascerei senz'altro la parola al nostro ospite, che è qui con Ilaria e con Costanza Barchesi, che è una giovane studiosa, una giovane ricercatrice, che ha contribuito al commento e alla creazione di questo libro, una ragazza poco più grande di voi, ma molto in gamba, no? Quindi, così. Simone, a te, è già lanciata, a te, sì. E il microfono. Mi sentite se urlo invece di stare al microfono? Di fondo, mi sentite? Allora, per prima cosa ti do una copia di questo libro per la biblioteca. Sì, la Lecce ci ha provveduto mal volentieri. Mal volentieri? Sì, perché qui siamo la Lecce. Però non è più la voglia, non più la porta a casa. No, non ha più la voglia, ma scherzi. Grazie. Grazie di avermi invitato. Siamo a posto. Vengo davanti, tanto che ora magari scendo anche. Vediamo un po' come vanno le cose. Cosa vi devo raccontare? Non lo so, vi racconto la storia di un libro. Volevo cominciare con un aforisma che ho appena inventato. Esiste una cosa adesso che va molto di moda sul web, cioè inventarsi frasi molto filosofiche, molto profonde, e poi attaccarci il nome di qualcuno. Che ne so, se calciate il pallone verso le stelle, pioveranno, che ne so se pioveranno confetti per voi, firmato Socrate. Questa cosa qui si chiama fare un vellerismo, in realtà. Però voglio fare un vellerismo anch'io e attribuire forse a Cicerone o a Nietzsche. Ecco, Nietzsche si becca di tutto. Anche Jim Morrison. Ok, Jim Morrison. Allora, questo è l'aforisma. Non c'è niente di più triste di una persona senza libri, ma non c'è niente di più triste di una biblioteca senza persone. Jim Morrison. No, Nietzsche, ci stava meglio Nietzsche. Ok. È un aforisma che non vuol dire niente. No, è un aforisma che non l'ha detto nessuno prima di me, però è qualcosa che mi è venuto in mente guardando la presentazione che è appena stata fatta. È inutile portare i libri alle biblioteche, le biblioteche sono già piene di libri, bisogna portarci le persone dentro le biblioteche, perché è quello ciò che tiene quei libri vivi. I libri, purtroppo, a differenza di tante altre cose che consumiamo in continuazione, i libri bisogna andarli a prendere, non ci vengono a casa, non ci vengono via web, non ci vengono consegnati a casa. Beh, insomma, Amazon comincia anche a consegnarli a casa. Questo dovresti fare come prossimo passo: mandare i libri a casa, non soltanto avere le persone che vengono. Comunque, io non mando avanti una biblioteca portando le persone dentro, però continua a buttarci i libri dentro, ma quei libri che ci butto sono libri nei quali credo, e credo che abbiano la possibilità di essere un pochino diversi dai libri soliti. Vengo a parlare di Dante perché questo è il motivo per cui sono qua, è il motivo per cui mi pagano. No, non voi, no, però mi pagano in generale, c'è qualcuno che mi paga per parlare di Dante, non so, anch'io non ci credo a questa cosa. Quando ero bambino ti dicevano, ma fai il dottore, che è una professione, qualcuno ti pagherà per fare il dottore. Dicevo, effettivamente il dottore è una bella professione. Però dicevo, ma io voglio fare il lettore di Dante, cioè, non ti pagherà mai nessuno. E invece no, ho trovato qualcuno, non so come mai, ma ho trovato qualcuno che mi paga per fare il lettore di Dante. Allora, dicevo, fatemi parlare un attimo di Dante e di questo libro che ho
donato alla biblioteca arrivando tardi, ma più volentieri della casa editrice. Dunque, qualche giorno fa ero a Pisa a fare una cosa simile in un liceo e la professoressa che mi ha presentato ha preso un suo fogliettino e ha cominciato a leggere la seguente frase, cito a memoria. La Divina Commedia, prima cosa ha detto, gli studenti amano Dante, agli studenti piace Dante. Vero che, non so, sentiamo dagli studenti, lei è una professoressa, magari si è fatta un'idea un po' particolare di cosa piace agli studenti. Comunque, diciamo, diamo per scontato questa parte, agli studenti piace Dante, perché dentro la Divina Commedia c'è la teologia, la storia, la politica, il mondo greco e latino, la filosofia, la scienza e la teologia. E detto, oh signori, e vi piace? Anche se ci sono dentro tutte queste cose, detto così, Dante è agghiacciante. Pensare di cominciare a leggere la Divina Commedia perché dentro ci sono tutte queste cose è una sensazione terribile, terrificante. Ed è la grande paura che io ho arrivando, cioè insegnando all'università, che mi arrivino degli studenti che hanno incontrato Dante in queste condizioni, cioè sotto il peso di scienza, filosofia, teologia, storia, microfazioni guelfo ghibelline, tra il 1302 e il 1304 cambiano tre governi a Firenze, bisogna saperli tutti. I governanti a Firenze tra quei due anni, se non capiamo niente della Divina Commedia, perché gli studenti così che odiano la Divina Commedia, non l'amano. Quando la Divina Commedia la presenti, la pensi e la offri, la insegni come un enorme contenitore di informazioni, diventa un incubo studiare. Vero? Più che altro quando sei interrogato. Porca vita, più che altro quando sei interrogato. Esatto, perché? Perché ti senti responsabile di tutta quella roba lì. Bene. Senti responsabile, esatto. Ora, c'è un'enorme differenza tra quello che deve sapere la persona che legge da quella parte lì. Tu leggi la Divina Commedia e paghi per leggerla, ok? Paghi per studiare la Divina Commedia, paghi nel tempo che ci metti, paghi nel fatto che i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi bisnonni hanno combattuto per liberare questo tempo che voi avete a disposizione per crescere, per studiare, e lo hanno pagato quel tempo che ora voi avete a disposizione, del quale siete responsabili, detto fra parentesi, ma tu paghi. E c'è una bella differenza tra chiedere a te di sapere tutte quelle cose e chiederle a me, però le devo sapere io, che sono pagato per raccontarvi quelle cose, per aiutarvi a scoprirle, per mediarle. Ma non si dovrebbe chiedere, non si dovrebbe far avvicinare gli studenti alla Divina Commedia o come dire, somministrare la Divina Commedia agli studenti come questo ansiogeno coacervo di informazioni senza le quali non si capisce il testo, senza le quali non si può digerire il testo. Se si insegna così, la Divina Commedia è un caso fortuito se qualcuno riesce ancora a sopportarla dopo essere passato nei tre anni del liceo. Ma c'è un altro modo per fare, ci sono altri modi per fare, per comunque leggere la Divina Commedia, per comunque studiare la Divina Commedia, per comunque capirla, per muoversi dentro, per usarla per fare qualcosa, per farla vivere. Ci sono modi, altri modi che sono un pochino meno ansiogeni. Il libro che abbiamo prodotto e i 15 anni di insegnamento della Divina Commedia negli Stati Uniti, dove non potrebbe esserci un così alto investimento culturale come c'è in Italia, questo parliamo fra un secondo, cioè 15 anni, e questo libro mi hanno aiutato a pensare alcuni modi per insegnare la Divina Commedia in maniera un pochino più leggera, ma non leggera perché è più banale, perché è semplificata, leggera perché ridistribuisce i carichi. Okay? Un'operazione di ridistribuzione dei carichi, e mi piacerebbe, se la professoressa mi dà il permesso, lavorare con voi per velocemente, per giocare un po' con tre principi e tre tecniche per l'insegnamento della commedia all'americana. Il titolo è A scuola con Dante, esperienze di lettura degli Stati Uniti. Questa è un'esperienza di insegnamento negli Stati Uniti, se vi va, perché l'esperienza di insegnamento
può essere un modo per invitare a una lettura che sia meno paludata. Paludata, è vero, c'era nel blog, c'era questa cosa. Sia meno paludata, sia meno asfissiante, vorrei dire, meno soffocante, sì, meno paludata, meno automatica, se vogliamo, e sia una lettura di tipo diverso, sia una lettura che ci aiuta a fare qualcosa con il testo di Dante. La Divina Commedia non è un... La Divina Commedia è un testo in cui c'è tutta quella quantità di cose terribili che ho detto. Ed è anche un testo che è un invito meraviglioso a acculturarsi, cioè a apprendere e cercare di imparare quelle cose, se ci interessano. Cercare di scoprire quelle cose che ci sono dentro, se ci interessano. Se no, non importa. La Commedia è un grande invito a tolle, legge, come diceva Sant'Agostino, cioè prendi il libro e leggi, vai a casa, prendi un libro e leggi. La Commedia lo fa questo, proprio è un meraviglioso invito a farlo, proprio perché ci pone degli interrogativi. Ma chi diavolo è sto Virgilio? Arriva uno, oh, sei tu quel Virgilio e quella fonte, ma chi è Virgilio? Uno si può accontentare di leggersi le note a piedi pagina e dice, ah, quello lì che devo studiare a biennio, ero assente quel giorno, vabbè, non importa. Oppure va a casa o va alla biblioteca, bussa, toc toc, grazie, chi è? No, avanti, chi è? È qualcuno che cerca Virgilio, eccolo, boom, e ti dà un libro di Virgilio, comincia a leggerlo, magari dice, ma questo Virgilio parla italiano, ma parla italiano, aspetta un po', ma sull'altra pagina c'è il latino, fammi un po' studiare il latino per capire cosa dice Virgilio, ma Virgilio aveva copiato tutto da Omero, ti accorgi in una nota a piedi pagina, mi fai studiare il greco? La Divina Commedia, e così alla fine, poi dopo torni indietro, il sanscrito, poi vai a scavare nella valle dell'Indostan, e poi vabbè, poi finisce perché hai finito il tempo massimo della tua vita. Però è stata una bella vita, è stata una bellissima vita, tutta fatta a ritroso, alla rincorsa di qualcosa che ti sfugge. Non è una brutta vita. Dicevo, la Commedia è un grande invito a imparare quelle cose, ma non è fatta per questo. La Commedia non è stata scritta, purtroppo lo devo dire, per i professori. I professori sono quelli che ve la chiedono a scuola, ma non è stata scritta per loro. È stata scritta per altre persone, non è stata scritta neanche per voi che avete 16, 17, 18 anni, Assolutamente no. È un'ingiustizia terribile che facciamo a Dante, quella di somministrare la Divina Commedia tra i 16 e i 17, 18 anni, quando avete tutt'altro a cui pensare. Giustamente avete tutt'altro a cui pensare. E io non voglio presumere di sapere che cos'è che vi piace pensare, anche se qualche anno fa piaceva pensarlo anche a me. Quindi non presumerò di saperlo, ma sono sicuro che avete altre cose a cui pensare. E soprattutto sono sicuro che la Commedia non è stata scritta per voi, semplicemente perché è stata scritta da una persona più anziana che scrive dopo una crisi di mezza età, dopo i 35 anni, dice lui, e che scrive per un pubblico di persone che hanno già vissuto e probabilmente hanno già visto fallire alcuni piani. Poi spero per voi che abbiate una speranza infinita, una riserva infinita di ottimismo e non abbiate visto fallire niente, abbiate visto solo cadere gli aquiloni. Va bene così, ma il testo non è scritto per voi e quindi è un'ingiustizia che facciamo a Dante, quella di imporvi la lettura della Divina Commedia. Quindi ribellatevi, no, ho detto male, scusate, Dante si dovrebbe ribellare, voi invece dovreste essere infinitamente grati per un motivo, no, per tre motivi. Il primo motivo è perché non avrete mai più in tutta la vostra vita tre cose, il tempo per farlo, il tempo dedicato a questo. Oh, 2 ore alla settimana c'è Dante, non ci avete a farlo, cioè dovete star lì e far Dante, fatelo. Non vi capiterà mai più di avere 2 ore un'occasione per fare qualcosa di questo genere. 2, non avete mai più gente come me che ha passato una vita a leggere quel testo assurdo della Divina Commedia e che di mestiere cerca di fare il facilitatore, ok? Come la professoressa. L'animatrice digitale. L'animatrice digitale che vi porta il testo verso di voi. Non avrete i professori, non avrete persone che hanno passato veramente del tempo a cercare di capire come fare a testimoniare il loro amore per il testo a voi. Terza cosa, fondamentale, non avrete più, mai più, una comunità come quelle che avete adesso in classe. Non avete più un compagno di banco, una compagna di banco che sta leggendo la stessa cosa nello stesso momento. E questo, nonostante quello che cercano di farvi
o che, diciamo così, è nell'aria adesso, che imparare si impara da soli, che imparare si impara anche da un computer guardando uno schermo, che imparare si fa, che la cultura si può essere atomizzata nel modo di produrla, nel modo di recepirla. Non ci credete assolutamente a questa cosa, una bagionata mostruosa. La cultura è uno sport di squadra. L'unica cultura che può essere democratica è quella che funziona veramente, è quella che si fa con gli altri e attraverso gli altri. Quindi non avrete mai più un'altra occasione come questa per lavorare su un testo così difficile. Che fa? Che cosa? Ci sono arrivato. Non vi insegna soltanto, non vi dà soltanto l'occasione per imparare un mucchio di cose, vi dà l'occasione per fare una cosa fondamentale: scegliere. Ma non scegliere se mettervi le scarpe marroni o le scarpe blu, se mettervi i calzini a strisce o i calzini a tinta unita. Scegliere da che parte state su una serie di problemi difficili da capire, difficili da concettualizzare, ma problemi centrali. Fatemi per spiegare questo spiego che cos'è, fatemi partire dalla definizione di classico. Che cos'è un classico? Divina Commedia ve l'hanno detto un miliardo di volte, è un grande classico, vero? Ve l'hanno detto? Sì. Sì, ok. Cosa vuol dire che è un grande classico? Che vuol dire che è un grande classico? Che è un grande libro. Cioè, è un librone. No, vabbè, è come il pennello. Ha fatto la storia. Ok, ha fatto la storia, anche il Enrico Toti lanciando la stampella aveva fatto la storia. No, in che senso ha fatto la storia? Scusa, ti metto in... No, che è riconosciuto in tutto il mondo. Ok, si vende bene. È un libro che si vende bene, è un libro per... No, è un libro che funziona, che ha fatto la storia, è un libro che si vende bene. Ok, ha detto due cose molto importanti. Questa è la definizione che dà T.S. Eliot, un pochino più elaborata, ma questo è quello che dice. T.S. Eliot dice: un classico è un libro che risponde in maniera nuova, di epoca in epoca, a domande sempre nuove. Ok? Quando mi chiedono i miei colleghi ingegneri che studiano i ponti e ogni giorno cambiano il modo per fare ponti, e mi dico, sempre migliori naturalmente, dico: ma questo testo che studi a 700 anni, ma cosa? Non è mica cambiato negli ultimi 10 anni, perché c'è bisogno di pagare te per parlare di questo testo? Non è cambiato niente, perché non leggiamo i testi di 100 anni fa, di 200 anni fa? Il testo non è cambiato, siamo cambiati noi. Sono cambiate le domande che noi portiamo al testo. Sono cambiati i nostri problemi, le nostre questioni. Okay? Ogni cultura, quando crea un classico, crea un modo di autorappresentarsi. Okay? Quando una cultura si autorappresenta in qualcosa in cui crede senza problemi, okay, che cosa fa? Scrive un codice di legge. Okay? Scrive una costituzione, ecco, meglio ancora. L'Italia esce dalla guerra, e esce dal nazifascismo, esce dal fascismo, l'occupazione, esce dalla liberazione diciamo degli alleati, esce da una monarchia e dice: chi siamo? Cosa facciamo? Fammi scrivere un bel documento che dice chi siamo. Autorappresentiamoci in maniera chiara, perché sappiamo queste cose, sappiamo che cosa siamo, sappiamo che cosa vogliamo. Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Boom! Chiaro, semplice. Okay? Una cultura, quando è certa delle cose che vuole dire, scrive. Che cosa fa? Cosa scrive? Scrive un trattato di fisica, scrive un trattato di matematica, scrive il codice stradale. Bellissimo il codice stradale. Okay. Non si attraversa sulle strisce. No, non si deve attraversare sulle strisce, questo era un riflesso italiano. No, si attraversa sulle strisce e non si può attraversare non sulle strisce a meno di 50 metri da altre strisce, eccetera, eccetera. Beh, molto chiaro. Quando una cultura ha qualcosa di molto chiaro da dirsi, scrive un testo così. Quando una cultura ha qualcosa di molto problematico da chiedersi, scrive un'opera letteraria. L'opera letteraria è un testo, è costruita come un testo in cui i grandi problemi sono non risolti, ma posti. E i lettori non sono messi in condizione di imparare. Imparare a memoria che non si deve attraversare la strada a meno di 50 metri da un'altra zebra o passaggio pedonale, okay? No, sono messi di fronte alla necessità di scegliere da che parte stanno su problemi di ogni tipo.
Vediamo un po', prendiamone uno a caso. Uomini e donne. La società medievale si dice tutti, ah, oh, il tempo di Dante era un tempo maschilista. Sì, sì, era un tempo maschilista, certamente. Era un tempo in cui era in vigore l'imperativo di San Paolo che le donne in chiesa devono stare zitte. Questo c'è scritto nelle lettere, insomma, Paolo bravo. Dante che cosa fa? Prende un personaggio come la sua seconda guida, Beatrice, e la fa parlare per tutto il paradiso. Beatrice è un San Tommaso con la gonna che parla, chiacchiera, St. Thomas in Drags, viene addirittura meglio in inglese, cioè she's a drag queen. In inglese viene meglio. Non l'ho detto io, l'ha detto Charles Singleton, uno dei migliori teologi e lettori teologi della commedia. Ma perché noi non ci pensiamo più, ma questo è uno scandalo per il testo di Dante, cioè prendere un personaggio che la sua cultura non si aspetterebbe di trovare in quel ruolo, sbattercelo in faccia in quel ruolo e dire ok, da che parte state? Vi dà fastidio che sia una donna a parlare e a insegnarmi che io sia un cretino, mi sia rappresentato come un cretino che sviene, che piange, che non sa dove andare, che non capisce nulla, cioè che arriva in paradiso e la prima cosa che vede delle anime mi pagano un pochino sfocate, si volta, ma sei proprio, ma non hai più niente, nulla, cioè quelle sono quelle vere, ok, l'avete capito? Ora noi questo canto, il canto di Piccarda, lo facciamo, oh, un canto così poetico, è un canto comico, un canto profondamente comico, il protagonista è un cretino, che si autorappresenta come un cretino, ma è il punto è che il problema di genere è posto lì, chiaramente. Ok. Questo è il tipo di lezione che faccio negli Stati Uniti, cercando di portare gli studenti a capire come si sceglie. Il libro fa la stessa cosa, in molti casi cerca di darvi non una risposta, ma gli elementi per articolare la vostra risposta. Ok? Per esempio, caso Beatrice quando arriva, ormai sono nel mood di Beatrice, cioè mi è venuta in mente Beatrice, ormai sto con lei per un attimo. Appena arriva, quando arriva sulla vetta del Purgatorio, siamo nel paradiso terrestre, Dante è lì per mano a Virgilio, hanno visto tutta la processione, eccetera, eccetera, arriva Beatrice, vi ricordate da cosa viene introdotta Beatrice? Volontà. Chi l'ha fatto un po' di purgatorio ultimamente? No, io sono sposato, non ho fatto tanto di purgatorio, ma non ho detto io, l'ha detto Chaucer, no. Mi permetterei mai di dire una cosa di questo genere di fronte a mia moglie. Vi ricordate chi è che presenta Beatrice? Entra con un assolo di chitarra, come Frank Zappa. No, ok, non ve lo ricordate. Degli angeli arrivano e dicono una frase in latino. Dicono Benedictus qui venis. Come si traduce Benedictus qui venis? Benedetto tu che vieni, ok? Tutto bene? No, qui venis, non qui venit. È brava. No, quello è molto bello. Costanza dice, mi correggeva, dice, ma nella liturgia si dice Benedictus qui venit. Perché Dante dice Benedictus qui venis? Perché invece di essere Cristo laggiù lontano, questo è un Cristo personale, personalissimo, è tu. È il Cristo a cui si dà del tu. E anche questo non è mica semplice da dirsi nel Medioevo. Dante lo dice semplicemente in un verso cambiando la nostra abitudine. Siamo abituati a sentirsi dire benedetto colui che viene e invece c'è benedetto tu che vieni, ma c'è un altro problema oltre al diciamo così alla seconda o terza persona. Qual è l'altro problema? La desinenza dice mia moglie desinendo, che è ordinaria di latino a un'università vicino alla nostra, alla mia, la desinenza, benedictus, questa povera Beatrice è stata transgenderizzata. Mamma mia, che cosa terribile è successo. Beatrice, in che bagno dovrà andare adesso? È transgender. Che è successo? Dante ha inventato la teoria del gender. No, l'abbiamo inventata noi la teoria del gender, ma Dante ci chiedeva di chiederci da che parte stiamo. È possibile pensare a una donna come al proprio Cristo? Boom. Non lo so.
lui non ce lo dice mai direttamente, non ci pone mai direttamente questa domanda, anche perché se no lo prendevano a calcio e lo bruciavano. Lo volevano bruciare comunque, Dante, lo volevano bruciare comunque perché aveva detto che Papa doveva vendere tutto quello che aveva, darlo ai poveri in seguito di Cristo. Lo volevano bruciare per quello, ma non per la commedia, ma avrebbero potuto bruciarlo anche per questa piccolezza di chiederci, ma insomma, ma la tua, quella di cui sei innamorata a scuola, la tua compagna di banco, no? Quella a cui mandavi i bigliettini, quella a cui passavi il compito di matematica, quella lì può essere il tuo Cristo? Insomma, lo bruciamo anche per questo. Ok, di nuovo, non lo dice mai direttamente, usa uno come me che per mestiere cerca di farvi inciampare nel testo, cerca di mettervi di fronte a delle domande nel testo e vi chiede da che parte state. Non ve lo posso dire da che parte state. Non è una scelta che posso fare io per voi, non è una scelta che il libro fa per voi, non è una scelta che Dante fa per voi, è una scelta che voi dovete fare da soli. Ok? Fine della prolusione. Quanto c'ho? 5 minuti. Ok. Pronti? E ora come si fa a fare questo? Come si fa a imparare a fare questo? Mi ci sono voluti 15 anni per cambiare abitudine, e quando ho cominciato a insegnare insegnavo come avevano insegnato a me. Cioè, insegnavo cercando di riprodurre me stesso. Io ho studiato a Pisa negli anni 90 e avevo due grandi professori, Francesco Orlando, grande teorico della letteratura, che mi ha insegnato a fare, vediate un po' che, il teorico della letteratura. Ho studiato con Lina Bolzoni, grande rinascimentalista, esperta di rapporto fra parola e immagine. Cosa mi ha insegnato a fare Lina Bolzoni? Il rinascimentalista e il rapporto fra parola e immagine, ok? Chiunque mi abbia insegnato qualcosa mi ha insegnato cercando di riprodurre se stesso. E va bene, va benissimo. Alla fine mi è andata abbastanza bene. Hanno riprodotto se stessi, poteva andare peggio. Però, diciamo, ho avuto buoni professori, ho avuto fortuna. Però, i ragazzi che io mi trovo davanti non saranno mai me. Ma non perché non saranno mai me, perché io sono ganzo e loro non sono nessuno. No, il contrario, perché io non sono nessuno e loro andranno a fare veramente cose importanti nella loro vita. Diventeranno generali di aviazione, diventeranno politici, diventeranno medici, diventeranno economisti come quelli che ci salvano dal crack delle borse. Diventeranno persone che cambiano il mondo e che saranno innanzitutto pagate molto meglio di me, che cambieranno il mondo. Io non cambio niente. Lo sanno benissimo che io sono una persona con cui passano 3 ore alla settimana per 12 settimane in compagnia, in allegra compagnia, leggendo un testo, le cose che veramente contano la vita saranno altre. E io non me ne ho male, io sono contento di questo, riconosco la loro utilità, a me nessuno mi chiama nel cuore della notte dicendo c'è un'emergenza, presto, presto, mio padre che era un chirurgo lo chiamavano nel cuore della notte dicendo c'è un'emergenza, lui andava, apriva, cuciva, qualche volta campava, qualche volta moriva. Quando campavano aveva fatto qualcosa di buono. Io non farò mai niente di quel tipo di buono, però insomma faccio un'altra cosa, cioè cerco di insegnare a tutte queste persone quanto è importante non dare per scontato niente, fermarsi a pensare. E i testi della letteratura fanno proprio questo, ti aiutano a fermarti a pensare e decidere. Non fermarsi a pensare e perdersi nelle nuvole, no, fermarsi a pensare e decidere vado di qua o vado di là. Mi sta bene che una donna sia al centro della commedia o non mi sta bene? Mi sta bene che la Chiesa sia per definizione povera e evangelica oppure no? Ok? Non è che queste cose fossero chiarite ai tempi di Dante, sono chiarite nemmeno oggi, parliamo, però lavoriamoci. Ok. 3. Come si fa a fare tutto questo in classe? Si fa responsabilizzando gli studenti. E in 15 anni di lavoro ho trovato 3 piccoli trucchi per responsabilizzare gli studenti. Io lavoro di solito con gruppi di 15 persone. Persone che hanno deciso di fare un corso su Dante, nessuno viene messo in un corso su Dante automaticamente, ok? Nel sistema anglo-americano Dante non importa niente. Importa un po' perché precede Milton, ma che è un poeta importante per la cultura anglo-americana, un po' perché interessa T.S. Eliot, basta, ok? Chi vuole essere lì, chi fa Dante è lì perché vuole essere lì, il che rende la mia vita molto più semplice, capisco, di quella di molti professori che hanno invece le 2 ore di Dante alla settimana, non sanno cosa faccio.
Cosa chiedo agli studenti? Chiedo tre cose per tutto l'anno. La prima è di diventare ciascuno l'esperto o l'esperta di un aspetto della cultura, che sarà nel testo, particolare. Per esempio, cosa ti piace nella vita? Perfetto, tu sei l'esperto dei Guelfi e Ghibellini, nella Divina Commedia. Quando leggiamo insieme l'Inferno, ogni volta che si parla di politica, io, che sto insegnando, mi aspetto che tu abbia letto pensando, okay, a quelle cose, e i tuoi compagni allo stesso modo si aspettano che tu li possa aiutare. Se una domanda dice, ma Farinata era Guelfo o Ghibellino? Porca, non me lo ricordo, però ci abbiamo tempo. Tu sei the world's leading expert on Guelfism and Ghibellinism in our class, ok? Sei tu l'esperto mondiale, ok? Cosa ti piace nella vita? La musica, perfetto, la musica dell'Inferno. La musica dell'Inferno non te la posso dare perché nell'Inferno ci sono tre strumenti musicali e uno è e quindi non te la posso, devo aspettare di insegnare che purgatorio è il paradiso, ok? Questo, la commedia è una commedia esattamente per questo, non ci siamo, io mi ricordo, andavo a scuola, entrava il professore e leggiamo Dante, se si fosse alzato e avesse fatto la stessa cosa, Dante, cioè, Dante lo fa, non so mica io che ho inventato che facevi del culo trombetta, cioè l'ha fatto Dante, come abbiamo fatto? Abbiamo rovinato Dante, l'abbiamo rovinato a farlo diventare un sacerdote della cultura, ok? Capite, questo tipo di tecnica, moltiplicata per 15, a coprire, che ne so, cultura latina, personaggi della filosofia antica, geografia, figure retoriche, costellazioni e distribuzione del tempo, misurazione del tempo nella commedia, misurazione dello spazio, contrapasso, tipo di attraversamenti fluviali, tipo di acqua. Cioè, l'altro anno c'era un esperto sull'acqua nell'Inferno, meraviglioso, cioè non mi era mai venuto a me, dice, ma cosa ti interessa la vita? L'acqua! Ma cosa gli do da fare a questi che gli interessa l'acqua? E poi ho detto, no, l'acqua, c'è pieno d'acqua nell'Inferno, c'è il ghiaccio, piove, nevica, c'è tutto. Ok. Se lo moltiplichi per 15, hai, innanzitutto, hai la capacità di andare in giro per la classe sapendo che qualcuno ha letto e ha letto con responsabilità, ha letto perché stava cercando una risposta ai suoi propri interessi, stava trovando anche nel testo qualcosa che rispondesse ai propri interessi politici. C'è pieno di politica, ok? E dall'altra parte ho sollevato tutti dal bisogno di sapere tutto. Dall'angoscia di dover sapere tutto per poter dire qualcosa. La seconda cosa che chiedo agli studenti è di memorizzare l'inizio della commedia. Io dico sempre, se sapete l'inglese bene, se non, cioè, scusate, l'italiano bene, se no, no, se non sapete è lo stesso, ma ogni settimana si imparano tre versi della commedia. Questi me li recitano, me li recitano, non importa, va bene lo stesso, che fa male allo stomaco, non importa, qual è il perché li insegno a fare così, li supplico, li imploro di imparare a memoria, perché altrimenti se io chiedo a uno studente, per esempio, posso chiedere qual è la parte più bella della Divina Commedia, quella che dicono il paradiso, perché il paradiso? Perché il paradiso? Bellissimo, ti porta a cose celestiali, ok. Che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto una descrizione del testo. Che me ne faccio una descrizione del testo? Capisco che qualcuno ha incontrato questo testo, ma questo testo non c'è più. Adesso ci sono delle idee al posto del testo, ok? No! Dante non vuole questo, se no avrebbe scritto un Bignami, avrebbe detto mi scrivete un Bignami della commedia, mi scrivete un riassunto della commedia. No, per prima cosa viene la lettera del testo. Si dice, qual è la parte più bella della commedia? Mi dovete dire la gloria di colui che tutto muove, cioè dovete cominciare a recitare qualcosa. È per questo che chiedo agli studenti, anche se non sanno l'italiano, mettetevi in testa che a ogni domanda di che cosa c'è di importante in questo libro, non mi dovete dire un'idea, mi dovete dire le parole, da lì si parte, da quelle parole, che le capiate o che non le capiate, che siano sulla pagina sinistra dove non capite niente o sulla destra dove è col testo a fronte capite qualcosa. La terza cosa che chiedo è un esercizio di libertà, cioè noi leggiamo la commedia, diciamo, tre canti ogni settimana,
e io spiego, interagisco con loro, sono studenti di università, quindi viaggiano, lavorano, interagisco con loro e facciamo il canto 5 per i primi 45 minuti, 6 per altri 45 minuti, canto 7 per... a qualsiasi punto della spiegazione, e io magari sto saltando una terzina, gli studenti possono dire, possono alzarsi, uno di loro si può alzare e dire Poet's Corner, l'angolo del poeta, questi sono i versi che mi hanno cambiato la vita, voglio parlarne, ok? Cioè, anche se sono versi come, e a quel punto si girarono e andarono dall'altra parte, ok? Non importa, anche se è stage direction, non importa, se quei versi hanno cambiato la vita, sono importanti per una persona, la classe ha il dovere di ascoltare, ok? E quindi un esercizio di responsabilità e di libertà allo stesso tempo, cioè devi dire questo è il mio, io sono qui, io mi posiziono qui davanti a tutti voi, ok? Queste sono tre cose che io chiedo per tutto l'anno, le 12 settimane che lavoriamo insieme, gli studenti sanno che in ogni momento devono essere questo, un esperto su un argomento, su un tema, pronto a memorizzare, a recitare e pronto a fare questi sono i miei versi, Poet's Corner, voglio parlare io, ok? Poi chiedo, questo diciamo è la questione generale, sono le strategie generali, poi ho tre tecniche particolari in successione, 12 settimane, ciascuna di queste tecniche occupa 4 settimane, la prima è una tecnica rompighiaccio. Leggiamo la Divina Commedia 3 canti alla settimana, ogni studente deve venire a scuola con una one word lecture, una lettura dantis monologica sul canto, cioè deve venire a scuola con una parola che riassume per lui o per lei il senso di questo canto, ok? Canto 5 dell'inferno, chissà chi avete presente un po' della commedia, vero? Sto parlando molto in astratto. In astratto, totalmente in astratto, mai incontrata prima d'ora, oh signore! Te lo regalo di qua, ti do il libro, te lo porto e te lo... ok? Allora, qualcuno che si ricorda il canto qui? Sì, canto quinto. No. Come no? Quale Francesca. Bello, bellissima parola. La tua one word lecture, la tua lettura di una parola è due. Paola no, è tutto attaccato perché aveva scritto un messaggino e c'aveva poi i caratteri, allora scritto Paola e Francesca attaccato. Bellissimo. Perché? È una bellissima, tra le cose, è una bellissima risposta. Secondo te perché lei ha detto quella? Perché ha detto Paola e Francesca come lezione di monologica sul canto quinto? Perché sono due anni che sono unite, che sono unite sia nella vita che nella vita, quindi è proprio un'intenzione. Perfetto, e secondo te questa cosa che lui ha detto è positiva o negativa? È bello o brutta? È bello essere insieme per tutta l'eternità, sei d'accordo? È bello essere insieme per tutta l'eternità. Oh, bravo, dipende con chi è, con me? Senti, e con uno che ti ha fatto ammazzare? Nemmeno. Esatto, nemmeno. Allora, vedi, allora, per te quale potrebbe essere la parola che ci dice l'essenza di quel canto lì? Mi ricordavo solo Paolo e Francesca. Via, diamogli la mano. Come no? Diamogli la mano, dai, un'altra parola che ci dice il canto quinto dell'inferno. Galeotto, bello, chi l'ha detto Galeotto? Galeotto, perché Galeotto? Forte! Che faceva una figura del Medioevo che va bene, era una carta del gioco del Medioevo, va bene, va benissimo. È una figura che deriva dai romanzi francesi, infatti il verso in cui compare la parola Galeotto. Oh, me l'ha detto! Galeotto sul libro e lo scrisse. E chi lo scrisse? In colpa dell'autore? No, però fermo. Lei ha detto la cosa più importante di tutta la lezione di oggi. Lei ha capito esattamente qual è il punto. Di chi è la colpa se un libro vi manda all'inferno? È colpa dell'autore o è colpa di chi l'ha letto?
E la grande domanda di Dante nel canto vinto, quando arriva lì, si trova davanti Paolo e Francesca che leggono un libro per diletto, si innamorano, si baciano, arriva il marito, l'ammazza, tutti e due, il marito fratello, frate Ose di Paolo, quindi fratricida, Caino, sangue dappertutto. Ecco, per me la parola del canto è sangue, è sanguigno, ok? Cioè c'è sangue dappertutto in quel canto lì, tutti hanno le mani sporche di sangue, tutti, specialmente, dice Francesca, chi ha scritto il libro. Ma non è quello. Lei, come si chiama? Scusa. Giada ha detto, forse sbagliando, ha detto la cosa più importante, sbagliando, citando male, vedi, la scuola italiana, maledetta scuola italiana, attribuito un errore. Non è un errore, quello non è un errore, è una colpa felice, è un errore, è una lettura creativa che è andata al punto centrale di quello che dice il canto. Che la colpa, la responsabilità, se la letteratura ti ha sedotto, la responsabilità di ogni interpretazione carnale di un testo letterario, non è dell'autore che poteva star pensando a tutt'altra cosa, ma è del lettore, o meglio di quei due lettori che si sono messi in una situazione che conduceva esattamente a ciò che voleva, okay? Che conduceva a trovare un galeotto dentro il libro, ok? Il gioco è questo. Avete imparato qualcosa oggi di molto importante? Questa è la versione antiromantica della lettura di Paolo e Francesca. In Italia vige una lettura romantica per cui, anche se sono all'inferno, sebbene siano all'inferno, questi sono due grandi personaggi esemplari. Oh cavolo, sono personaggi esemplari. Non sono per niente personaggi esemplari, dicono gli angloamericani. Sono personaggi che invece mettono in crisi il sistema letterario, appunto perché usano un libro, come potrebbe essere usata la commedia o la Bibbia o il Corano, qualsiasi altro libro, per soddisfare i loro desideri carnali piuttosto che migliorarsi. Okay? Quella è la lettura invece, diciamo così, del versante anglo-americano. Paolo e Francesca sono due bastardi che cercano di infilocchiarvi, cercano di raccontarvi una bella storia, o meglio Francesca, grande retorica, cerca di convincervi che sia sempre colpa di qualcun altro, invece no. Di nuovo, il libro, questo era il segno tra me e mia moglie, ogni volta che devo ricordarmi di dirvi cosa fa il libro, questa cosa fa esattamente il testo, invece di avere un bel boxino su la figura di Francesca da Mimini nella pittura, è una cosa... il problema di Francesca. Le diamo retta o no? Il grande assioma di Francesca: amor che nulla amato amar perdona. Lei è d'accordo con questa? Ma come è d'accordo? È il principio dello stalking! È il principio dello stalking, ok? Il principio dello stalking è questo, io ti amo, perciò tu mi ami. Come? Io ti amo, perciò tu mi ami. Ma che? Ma chi l'ha detto? Esatto, è il principio dello stalking. Il problema è che ce lo dice Francesca. Ce lo dice bene, porca miseria, ma l'ultima volta che si stava a sentire uno e parlava bene, finita malissimo. Finita malissimo. Questa era la prima tecnica. Seconda tecnica. Quando il rompighiaccio di questa cosa ha creato un'atmosfera in cui ciascuno può parlare, in cui ciascuno, porca miseria, una parola saprai in classe, anche se sei timido, anche se non hai studiato, anche se sei andato a pallone il giorno prima. Una parola su un canto te la potrai inventare, ok? Dico bene? Ok. La seconda tecnica è un pochino, chiede un pochino di responsabilità. Chiede che gli studenti vengano a lezione con una domanda per sfidare i loro compagni. La domanda cattiva, la domanda ignorante, la domanda, la minuzia della minuzia della minuzia della minuzia, cioè la nota della nota della nota nel commento antico, per fregare, per sfidare gli altri compagni, ok? Per dire, ma che ne so, ma come si chiamava la moglie di Ercole che dalla camicia, alla quale Nesso dalla camicia, ok? Come si chiamava la moglie di Ettore, di Ercole, al quale Nesso dalla camicia, Nesso che fa la vittoria di se stesso, la vendetta di se stesso, no? Te lo ricordate? Un punto per me! Ok? Così si viene in classe e gli studenti americani, che, specialmente gli studenti di Princeton, che hanno fatto domanda per entrare a Princeton di 100 e sono entrati in 6.9,
hanno fatto la domanda in 1000 e sono entrati in 60.9, hanno fatto la domanda in 10.000 e sono entrati in 609. Okay. Amano la competizione, amano dire ti frego, prendi un punto in più. Okay. Cosa serve questa tecnica? Serve a rendere... rende dinamica la lezione e soprattutto serve a togliere a me il compito di frugarvi, cioè di ispezionare quanto avete studiato. Cioè, di solito qual è il professore che ti fa la domanda da 6, la domanda da 7, la domanda da 8, la domanda da 8 è da rischia tutto, cioè la domanda da 8 è l'aspetto figurale. Ora se ne parla, è più facile, poi ora se ne parla. Si risolve bene, a pagina 798 c'è il modo per spiegare l'aspetto figurale, è facilissimo. In 30 secondi si spiega. Bisogna avere quel libro lì, cioè, la mia moglie fa il gesto, bisogna avere quel libro lì. No, non ve lo voglio vendere quel libro, però voglio che ve lo compriate. Come ho detto la vostra toglie a me il dovere, la necessità di frugarvi, cioè di ispezionare il fatto che abbiate studiato. Ve lo fanno i vostri compagni. Ve lo fanno i vostri compagni quel lavoro lì. In senso malevolo, fino a un certo punto, in senso malevolo le prime due settimane. Poi piano piano, siccome ciò che dai ti viene anche restituito, le dinamiche cambiano. E infatti si arriva all'ultima tecnica, quella delle ultime 3-4 in cui si viene a lezione con una domanda alla quale genuinamente non abbiamo la risposta, un dubbio vero, una cosa che non abbiamo capito, qualcosa per la quale chiediamo aiuto, non a me, è facile, come da prendere un altro libro, no, chiedi aiuto orizzontalmente, chiedi aiuto agli altri, quelli con i quali hai avuto una competizione fino ad ora, a un certo punto dici no, siete anche voi siete gli esperti. La mia domanda è una domanda di politica, vengo da te, se riguarda il cibo vengo da te. Sei l'esperto sul cibo? Cosa sei l'esperto? Dello sport? Ce n'è uno solo e corre, no, c'è piano gente che corre all'inferno. Vabbè, tu sei il nostro esperto di sport all'inferno. Non vedi, c'è il posto per tutti. Vengo da te se ho una domanda alla quale genuinamente non ho risposta. In questo senso, quella competitività forte che ho innescato, cioè che è latente, ma che ho innescato e messo a frutto, viene ricomposta adesso in una forma di armonia e di intreccio di competenze, che è poi quello che succede una volta che questa gente ha imparato a fare questo, ha imparato a chiedere, ha imparato a sapere che cosa sa e sapere che cosa non sa, ha imparato a contare in una comunità piuttosto che stessi. E sono delle lezioni che al di là della commedia, al di là di quello che sono abitudini, sono muscola, chiamiamola così, etica o sociale sviluppata. E come si sviluppa bene la scuola, come si sviluppa, diciamo così, prima si sviluppa, e meglio è. E la scuola è un'ottima occasione per quello. Sta zitto, questa è una bellissima domanda, perché ve lo ricordate Paolo e Francesco? Perché Paolo sta zitto? Perché era mia figlia, Virginia, che si è beccata un anno della sua vita come ninna nanna, siccome non so, si è beccata il secondo canto dell'inferno. No, perché? Perché è un tramonto, se ne andava in l'aereo, Bruno toglieva gli animali che sono in terra, le fatiche loro, solo uno, ma tanto. Il problema è che io adesso lo so a memoria fino al momento in cui lei si addormentava e poi dopo non me l'accorgo più. Quando Beatrice dice, ma Giacchè, tu puoi sapere che tanto dentro di Rotti, e dopo lei si addormentava, la mettevo giù che era fatto. Allora, la domanda è perché Paolo e Francesca, Paolo si... Perché Paolo? Sai che mi hai chiesto questa storia? Paolo e Francesca, ve le ricordate, no? Lei dice amore. Vai. Vabbè, allora non chiedono, innanzitutto se si perdono non chiedono neanche pagati, quindi Paolo magari so, però sì, domani chiedi qua la cosa trovo, è un uomo, aspetta, è importante, perché cosa vuol dire? Oh, bellissimo, no, allora è buttata sul ridere, ma non l'ho buttata per niente sul ridere, non è assolutamente una cosa leggera. Risponde per vigliaccheria, Paolo non parla di vigliaccheria,
Paolo non parla perché sei altrettanto responsabile di una donna, Cesca. Forse, però non dice niente. Ora esageriamo, esageriamo. Il punto è importantissimo. Uno dei problemi che avevano nel Medioevo era, 50 anni, no, 70 anni fa, si discute la donna votata. L'uomo poteva votare, era meglio se votava. No, la domanda era: può la donna votare e qui è possibile che una donna esprima un parere dal proprio padre o dal proprio marito e qui la donna un voto che duplica un voto già in te? Questa era la retorica di base. Nel Medioevo chiedeva esattamente la stessa cosa, cioè la donna responsabile è una responsabilità, è no. Nel senso, vanno scusate perché i puerili non capiscono, oppure no. O sono comunque controllate di lavoro di fare. La domanda era quella, Dante risponde, è la prima volta che questa cosa, grazie, anzi, risponde mettendo la responsabilità di un'azione reciproca, piuttosto che subito, e apparentemente a replicare il paradigma Euce Adamo, ma nel silenzio Paolo c'è una più forte, molto bella, grazie. La vigliaccheria di chi si nasconde dietro. Questo tipo di risposta ci sono per riflettere sul... Abbiamo un World's Literature on Couples. Cioè qua studiato tutte le coppie della Divina Commedia. Cioè pieno di coppie, no, ce ne sono varie. Facciamo esercizio di tempesta di cervi. Tu sei una tempesta di cervi? Brainstorm. Bravi, bravissimi, brainstorm. Come vivo in America mi hanno accusato di avere troppi nel mio modo di dire. Invece di dire team, dico squadra. Invece di dire brainstorm, dico tempesta. Dice, ma non si dice, non importa. Dice qua. Facciamo una tempesta di cervi. Quante coppie Paolo e Francesca vi ricordate nell'inferno? Vincete un cucciolone per ogni cittadino. Viste di me. Chi l'ha detto? Parlo di segno mede, si è zitto. Come si dice? Chi tace sta zitto, non si sa se acconsente. Questo è il grande problema. Ci ha appena detto che lui si nasconde e acconsente o si nasconde e sta zitto? È la stessa cosa? Ci fa una coppia in cui uno sta zitto, poi ce n'è uno sta zitto. Dobbiamo interpretare la loro. Ce n'è un'altra in cui uno sta zitto. Chi è? Ugo Pinto un cucciolone e l'arcivescovo Ruggeri. Perché l'arcivescovo Ruggeri? Oh, perché è un po' di fiorità. No, è importantissimo. È importante. Dante è un grande scrittore. Due cose sempre, due cose continuamente. Allora, ti dà un problema, ti dà un qualcosa, ok? La grande coppia lo dice tutto e l'altro sta zitto. Poi dice, no, avessi capito che è una cosa nuova, sono il primo a fare questo tipo di coppia così calibrata, te da un'altra, la messa di Omele, dove ti chiede, visto come quella di prima e come quella di prima. Poi te da un'altra ancora che vedi se hai capito, ma quella è diversa. Perché è diversa? Anche Ugolino, scusate, l'arcivescovo, vi ricordate la scena Ugolino su Ruggeri? Bella, una grande scena da Candyball. Quella è un'altra, ma insomma è lo stesso. Ricordate, c'è questo morso forte, dice Ruggeri sta zitto così come stava zitto, così come stava scritta, stava zitto, perché è un po' in difficoltà. Gli ha dato esattamente qui, dice l'avvocatore, formendo dai capelli del capo, guasto, e aveva guastato il sistema nervoso, il sistema di trasmissione dal cervello al corpo. E quindi Ugolino sta zitto perché un po' di nulla, perché è andato il morso di Dante. Se studiate i trattati di politica contemporanei a Dante, che studiavano il corpo politico come una espansione figurale del corpo umano, quindi vedevano nella fisiologia una guida per l'interpretazione politica. Se leggete quei trattati, parlano della nuca, del punto di congiunzione tra testa e corpo, come del punto di congiunzione tra potere del sovrano e potere dello Stato, chiamiamolo così, del corpo sociale. E quel morso lì stacca proprio quello. Quindi, due coppie, e poi la terza, che sembra essere la stessa cosa, ma ok, basta, ho finito. Mia moglie mi dice che ho finito il tempo. Figurale. Oh signore, cosa risolve il problema figurale? Il problema figurale risolve il problema dell'allegoria. Ma qual è il problema dell'allegoria? L'allegoria è... Allora, Madonna ragazzi, amen.
prendo l'allegoria, quanto ho? Tre minuti di allegoria. Allora, l'allegoria è l'abitudine letteraria del Medioevo, ok? Tutti fanno allegoria, tutti fanno, perché? Perché veniva bene, ok? Come ora tutti a Hollywood fanno sitcom come formato, ogni commedietta ci racconta qualcosa, nel Medioevo si faceva allegoria. Come funzionava l'allegoria? A cosa serviva? Serviva a serviva a tradurre in immagini un concetto. Non è vero che era difficile quella semplice. No, serviva a tradurre in immagini un concetto. Se te volevi dire che l'amore è un sentimento che ti fa crescere e nello stesso tempo ti potrebbe anche bloccare lo sviluppo, diciamo, l'amore è una bellissima cosa perché ti fa crescere ma allo stesso tempo ti potrebbe bloccare lo sviluppo, l'ho detto così, non saprei bene coniugare come. Sì, perché se rimani innamorato tutta la vita non vai a lavorare, non, per esempio ti offrono un posto di lavoro in America e te dici no, ma la mia fidanzata lavora alla COP a Emilia e cioè, no, posso andare, capito? Questo senso ti blocca lo sviluppo, ok? Allora, come lo rappresento questo concetto? Che non è difficile, è semplice, il concetto è semplice, il lavoro ti fa crescere e vuoi fare una famiglia, vuoi andare via dai genitori, eccetera, eccetera, però ti può bloccare lo sviluppo. Come si fa? Si immagina una storia dove qualcuno tira una freccia, la freccia ti colpisce e ti pianta a terra. Cresci come albero, ma sei bloccato. Questo è la storia. Ok? In questa storia, qual è la parte vera? La parte vera è il concetto, cioè è l'idea che, è il piccolo insegnamento che vi ho dato, non vi fidanzate se vi offrono un posto in America, non vi fidanzate con qualcuno che lavora alla Coppa dei Vita. Questo è molto specifico nel mio caso, è vero però, ok? È vero. E la parte invece che è fatta di figure, okay? Non figura, la parte che è fatta di figure, la parte allegorica, è questa storiellina che vi ho raccontato di uno che tira una freccia, un animaletto con le ali, nudo, che tira la freccia, ti prende e ti entra e ti fa radicare, crescere e radicare dello stesso. Okay? A metà io non credo ci sia nemmeno un libro così, mi è venuta così. Uno è vero, l'altro è falso. Nella concezione figurale, però, la concezione figurale fa la stessa cosa, però mette in contatto due cose, tutte e due vere. Cioè mette, usa una storia che si dà per accaduta, per anticipare o corrispondere a una storia altrettanto accaduta prima o dopo. E il significato delle due si chiarisce nel loro interplay, nel loro rapporto, nel loro reciproco di un'inizio. Andando con la storia di sì, Dio è Dio, non importa meno di pigi, Dio è Dio, specialmente se gli fai il segno delle fiche o specialmente se lo bestemmi in qualche modo, Dio è Dio, non importa che sia quello sbagliato o quello giusto, se sì, in questo senso sì. Oppure il fatto che un altro rapporto figurale molto, molto carino che Dante sfrutta è quello tra Ulisse e Guido da Montefeltro. Da Montefeltro che lo chiamavano Ulisse contemporaneo, tutti e due astuti, tutti e due consiglieri, tutti e due che danno un consiglio fraudolente, tutti e due che tendono a fregare, che combattono, ma combattono con la parola e con le armi, ma prima di tutto con la parola, con la scusa, con l'intelligenza. Ok? Ci ho provato. E questa è la linea Singleton, scusate, la linea Auerbach, Singleton, Freccero, Hollander. Perché in quella compagnia, ma perché purtroppo Hollander mi ha lasciato la cattedra. È una linea, la linea anglo-americana, no? Sì, l'interpretazione è una linea che si fonda sull'idea della figuralità. Perché? Perché altrimenti non si spiega come mai il testo della commedia vuole essere così maledettamente concreto, così maledettamente reale. Perché non è fatto di figurine tutte allegoriche, figurine tutte spiaccicate.
per spiegare questa cosa, io finisco brevissimamente, uso il primo canto dell'inferno. Il primo canto dell'inferno, cioè un personaggio che non si sa chi sia, che dice io, che si è perso in un paesaggio, una selva oscura, un colle, cioè la luce, ci sono tre bestie che sembrano bestie ma non sono bestie. Quello lì è tutto un mondo a cartoni animati, è tutto un mondo, cioè, allegorico, dove tutti gli oggetti non sono oggetti nel mondo. Non si sa dove siamo, siamo a Venturina o siamo a Gerusalemme, non si sa, non è importante, non vuole essere importante quel dato lì, ok? E chi sono queste bestie, la lonza, la lupa, sappiamo che tutte rappresentano qualcosa ma non le abbiamo mai viste, okay? Quindi tutto il mondo funziona così, a cartone animato, fino a che non entra, chi arriva che rompe tutto questo? Virgilio, dice Virginia, che essendo cresciuto in America sa benissimo che Virgilio non è un'allegoria, non è un'allegoria, è quello che viene a rompere il Roger Rabbit moment, cioè quello che viene a rompere il mondo a cartoni animati, perché è un personaggio vero, un personaggio che ha una storia. Lui dice, tanti me lo chiedono, dice, ma qual che tu sia ombra o uomo certo, cioè sei un'allegoria, un'ombra, come quelle, o sei qualcuno di vero? E Virgilio dice, no, uomo già fui, e i miei parenti furono lombardi, mantovani, eccetera, eccetera, i vissi su Piulo. Un'allegoria non c'aveva genitori, non, specialmente non c'aveva genitori da Lombardia. Ho detto male. Non era vissuta un'allegoria, la ragione non è vissuta sotto Augusto, ok? Cioè, questo è un personaggio, persona, che rompe l'allegorismo della commedia. Ma la commedia ogni tanto c'ha il momento allegorico, perché ha bisogno di anche parlare al suo pubblico che è abituato a quel tipo di lavoro. Ma la grande invenzione, la grande forza che scardina le abitudini dei lettori è proprio quella di buttare un personaggio vero, in carne e ossa, dentro un cartone animato. E non è più un cartone animato da prima. Okay, la commedia del primo momento non è più un cartone animato, diventa un'altra cosa, diventa. Per capirla bisogna lavorare con la concezione figurale, dove tutte e due le parti sono vere. Mosè è figura di Cristo perché Mosè porta il popolo fuori dal deserto, eccetera, come Cristo porta l'umanità fuori dal peccato per la redenzione di Gesù. Okay? Funziona? Ce l'ho fatta? Te lo rendono un grande classico, provinciale, non lo so, ti posso raccontare un aneddoto, ecco, questa è una tipica risposta medievale, non ho una risposta astratta, ti racconto un aneddoto. La domanda qual è? La domanda è, come potrebbe essere accettato, cioè, nel senso, al di là della media. Ah, insegnare così altri testi? Oh signore, insegnare così altri testi. Sì, si può fare, anzi secondo me si deve fare. Ritorno a quello che dicevo, cioè ogni cultura che produce un classico produce un testo con al suo centro dei punti ambigui, punti da risolvere, questioni da risolvere. Okay. Non sono un esperto di Manzoni, nessuno negli Stati Uniti è un esperto di Manzoni, c'è una sola persona in tutti gli Stati Uniti che studia Manzoni, Andrea Ciccarelli a Indiana University, io ho conosciuto solo una persona che voleva studiare Manzoni. Oh, si sono trovati, però vuol dire, sono 20 anni e sono a media, fatto solo uno che insegna e uno. Quindi vuol dire che quel testo lì agli americani gli funziona di meno, anche perché gli americani, mentre non hanno un equivalente alla Divina Commedia, in inglese, c'è niente che, cioè, non c'è nulla che possa rivaleggiare la Divina Commedia. Insomma, che roba che rivaleggi per come si sposi, ce n'è tanta, cioè romanzi romanzi storici, romanzi della stessa età, un pochino prima, ce ne sono tanti, quindi è difficile leggerlo, però
Io raccomando lo stesso tipo di approccio anche per altri testi che per la nostra cultura sono importanti, ok? Che ne so, vuoi essere un esperto, l'esperto mondiale di tonache nei Promessi Sposi? C'è tutta una serie di tonache impossibili che mi vengono a mente e non tutte significano la stessa cosa. La tonaca di Cristoforo non è la stessa, non è la stessa tonaca del cardinale Borromeo. Vuoi essere un esperto della lingua dei Promessi Sposi? Ci sono inserti a blocchi anche lì, ok? Non lo so, è una ricetta che non ti voglio dare nei particolari, però ti voglio dare come tipo di cottura, cioè qualsiasi strategia per entrare nel testo e non imparare e non cercare ciò che il testo insegna, ma provare a lasciar fare al testo quello che deve fare, è una strategia vincente. Ok? L'ho detta bene? Più o meno. Cioè, questi testi, signori, non sono stati, ripeto, scritti per i professori, per essere dati a voi a scuola e perché voi ci foste interrogati a quel proposito. No, sono stati scritti per far succedere qualcosa nei lettori. Quel qualcosa sta a voi farlo succedere, okay? Ed è in voi che deve succedere. E deve succedere, e succede solo se smettete di pensare a quei testi come qualcosa di scuola, qualcosa da imparare, qualcosa da sapere, e li fate essere qualcosa con cui lavorare, con cui crescere, con cui anche passare del tempo, che non è male. Okay. Grazie. A domande?